La storia poi diventa sempre più, insomma, passano i secoli, noi siamo andati avanti circa cronologicamente, abbiamo fatto dei salti incredibili, ma l'abbiamo fatto perché stiamo seguendo un filo che a noi è logico, quello di salvare questa storia. E parlando di guerre, non possiamo non ricordare che ci sono state una serie di malattie che si sono sviluppate perché c'era un incontro di popoli in un tempo molto breve, se vogliamo, in un determinato territorio limitato, dentro delle trincee, spesso con la condivisione di cibo, di armi, di sangue, di letti, e ci sono state delle malattie che si sono trasmesse proprio grazie alle guerre. Ci sono state delle febbri molto importanti, sia nella prima sia nella seconda guerra mondiale. Il vaiolo è stato trovato, per esempio, per la prima volta, adesso cito perché non sono sicurissimo. Perché poi anche lì, un po' come San Vito, anche sugli egiziani c'è di tutto, c'è, no? La prima traccia di vaiolo è sulla mummia di Ramses V. Poi, insomma, vorrei aggiungere, Giorgio, poi tu mi dirai, sei più preparato, su Ramses V sono state anche trovate tracce di cocaina. Adesso io non cito sempre una studiosa americana che è convinta che l'utilizzo della cocaina fosse iniziato proprio durante una delle dinastie egiziane. Insomma, Secondo me l'era caduta mentre faceva, adesso io analizzava la non voglio mummia. arrivare a banalizzare così, però insomma sembra più probabile, ecco. E queste malattie si sono diffuse, diciamo, le conosciamo tutte perché poi arriviamo alle guerre mondiali dove insomma le malattie si diffondono molto perché gli eserciti cominciano a viaggiare di più rispetto a 300-400 anni prima, ci sono i mezzi, ci sono un sacco di cose, la condivisione di un sacco di spazi e arriviamo insomma a malattie molto molto diffuse, senza dimenticare quelle che prima hanno colpito un po' perché non era, non, l'uomo non era preparato, però abbiamo la peste di Giustiniano, per esempio, è stata violentissima, abbiamo la peste nera che conosciamo tutti sempre grazie alla letteratura e abbiamo anche una peste, insomma, definita terza peste. Questa cosa mi ha sorpreso perché terza peste che a cavallo tra la fine dell'Ottocento, insomma, 1898 e 1918, in brevissimo tempo ha ucciso 12 milioni e mezzo di indiani, per esempio, cosa che noi non ci pensiamo, perché quella volta era una peste e spesso, se si riusciva, veniva delimitata. Poi però arriviamo alla nostra, quella che invece abbiamo conosciuto tutti, tutti noi l'abbiamo vissuta ed è stata il Covid. E qui facciamo un salto e passiamo sempre purtroppo alla storia, perché ormai il Covid diventa una di quelle cose che noi studieremo, leggeremo, noi, chi viene dopo di noi, leggerà sui libri di storia. Io sarei curiosissimo, Giorgio, di vedere cosa scriveranno, soprattutto di come l'abbiamo gestita, perché dietro c'è un mondo, cioè, insomma, dalle cose che abbiamo fatto che adesso, quando le vediamo, sembrano quasi ridicole, no? E delle cose invece delle quali ci siamo dimenticati in quel periodo lì, che invece erano importanti, no? Poi abbiamo tutta la fascia, senza entrare nel merito, ma insomma, del complottismo, esiste, non esiste. Insomma, abbiamo avuto quel periodo lì che è stato veramente difficile. Siamo passati dal Covid non esiste alle scie chimiche, in 5 secondi alla terra piatta per poi tornare con la mascherina. Insomma, è stato un periodo davvero, davvero difficile. Però qualcosa resta anche lì nella letteratura. E la letteratura, forse una delle cose che si fa graffiare più facilmente, è dove resta il segno e rimane poi, perché i libri restano, giusto? E se fossi in voi, a questo punto mi alzerei e me ne andrei, perché a differenza della storia raccontata fino a questo momento, questa è una storia che ci ha toccato direttamente nella vita. Alcuni ne hanno ancora i ricordi, i pensieri, non sono granché di pensieri belli, se pensiamo solo che un paio di anni fa eravamo qua seduti col bollino rosso, distanziati con la mascherina, insomma, per fortuna ci dimentichiamo di queste cose. Allora io vorrei raccontare, provare a raccontare questo pezzettino di storia solo con tre punti, che sono: uno, i numeri. Noi siamo stati ossessionati dai numeri, se vi ricordate ogni sera il telegiornale e come va l'R0, l'RT, quelle robe che mai sentito nella propria vita, per fortuna. Oddio, è calato dell'1%, del 2%, i vaccinati sono questi, quell'altro. Allora,
proviamo a fare un paio, sì, qualche numero per ricordarti che cosa è stata questa cosa qua. Allora, uno, a un certo punto il sistema di monitoraggio si è fermato, ha detto basta, non contiamo più, non mettiamo più in giro, vi leggo i dati del 3, del 10, del 23. No, del 10, del 3, del 23, scusate, è un sito americano, quindi mette le date. C'è marzo del 23, dice a questo punto ci fermiamo, non contiamo più, e diciamo che ci sono stati nel mondo 676 milioni di casi, che ci sono stati 6 milioni 800 mila morti, stiamo parlando di marzo, ma per fortuna ci sono stati 13 miliardi di iniezioni di vaccino. A quel punto dice noi ci fermiamo perché la curva sta calando tanto, non ha più senso aggiornare, questo era un sito che veniva aggiornato di minuto in minuto da tutti i sistemi sanitari del mondo. Se veniamo in Italia, abbiamo avuto circa 26 milioni di casi, non pochi se pensiamo che siamo scesi sotto i 60 milioni, e 190 mila morti. La città di Modena è scomparsa, tanto per darci un'idea delle dimensioni, il doppio, quasi il doppio di Udine o giù di lì. E di questi, e questo è stato un dato drammatico per chi, ci sono anche qua delle persone che hanno fatto quel mestiere, hanno lavorato in sanità, quasi 500.000 persone, casi ci sono stati in sanità e 500 sono morti. Ogni anno di infortuni sul lavoro muoiono circa 1.000 persone, quindi vi dà l'idea di che cosa vuol dire. Cosa è stato questa cosa, no? Per dare l'idea dei numeri di altre cose, la spagnola ha fatto circa 50 milioni di morti, non c'erano antibiotici, terapie intensive, non si sapeva cosa fosse, l'ossigeno non si dava, eccetera, eccetera, e in 30 anni l'AIDS ha fatto 25 milioni di morti, giusto per dare l'idea. Ma la cosa che abbiamo vissuto di più è quello che c'è stato rispetto al nostro vivere, al nostro quotidiano, è quella che è stata chiamata la sindemia, cioè l'effetto di una malattia di questo genere sulla società. E per l'Italia, ma un po' è successo per tutto il mondo, è successo per esempio che le persone più povere si sono ammalate di più, sono ricoverate di più, sono andate di più in terapia intensiva, sono morte di più e si sono vaccinate di meno, anche in Italia, anche nel nostro paese. Il titolo di studio mostrato l'Istat al ridursi del titolo di studio del reddito si è andati molto peggio. E l'altra cosa è che si è impoverito il paese. Siamo passati, e dico solo un dato, da 1 milione di bambini poveri a 1.400.000 bambini poveri, che c'è uno scandalo che ce ne siano 1 milione, no? Se ci pensiamo, no? Siamo un paese che fa una retorica enorme sulla famiglia, questo e quell'altro, non mi dilungo, se no andiamo avanti fino a domani mattina, ma 1.400.000 bambini poveri in Italia nel 2023 è un dato intollerabile. Senza parlare dell'economia, la stima è di 183 miliardi di prodotto interno lordo perso e 137 miliardi di consumi calati. Non si poteva andare da nessuna parte, io passavo qua avanti e indietro andando a comprare il giornale cercando di bere un caffè, ma non ci sono mai riuscito. Non guardare a me, che la pandemia, questo siamo certi, c'è stata anche a San Vito. C'è stata, questa, allora, questa è la cosa sicura. Emanuele diceva prima che gli eserciti portavano in giro le epidemie. Beh, come ha girato l'epidemia del mondo? Nel 2019 nel mondo ci sono stati 4 miliardi di passaggi aerei, di persone che ho preso un aereo e sono andato da una parte all'altra del mondo. Provate a immaginare che cosa vuol dire per un virus, è una pacchia, cioè dice non devo neanche fare la fatica di passare da lui a lui, da lui a lui, salgo in aereo e vengo da Wuhan a Vo, o a Milano, in Veneto, ovunque c'è stato. E questo è stato il fatto che la cosa si è espansa in maniera pazzesca, a parte l'Africa dove arrivano meno aerei, però dove non sappiamo circa che cosa sia accaduto, a parte alcune zone, da loro avevano le loro. C'è stata un'altra cosa che ha aiutato, perché il virus stava lì, molti di questi virus, quei quali certo, insomma, stavano lì con i pipistrelli dentro le caverne in mezzo alle foreste. Se noi abbiamo tolto nel giro di 20 anni 4,7 milioni di ettari di foresta all'anno,
per darvi l'idea, il Friuli Venezia Giulia è, ho circa 800.000 ettari, no? Vuol dire che sei per circa 6 volte il Friuli ogni anno viene deforestato, cioè c'è una foresta e non c'è più. Allora cosa succede? Il virus è in una caverna, il distante dalla foresta, invece si deforesta, ci si mette lì, cosa che è successa, ci sono epidemie di altri virus, sono accadute così, magari un bel allevamento di maiali che condividono il miele con il pipistrello, si ammala il maiale, si ammala l'uomo e via di questo passo. Sì, il riferimento al pipistrello è puramente casuale. Era un collegamento. Assolutamente. Era un collegamento. Assolutamente voluto bene che si spezza questa farfalla. Senza i numeri io non ce la faccio. Però c'è anche un dato che si è indagato, per fortuna, in questo periodo un po' di tutto, ma com'è che c'è stata tutta questa discussione, diceva Emanuele, la terra piatta, eccetera, eccetera. Allora, il rapporto Censis del 2021 dice che nel 2021, quindi epidemia stratosferica, che il 6% degli italiani pensava che il virus non esistesse, il 11% che il vaccino non era efficace, e il 12,7% che la scienza produce più danni che benefici, ma attenzione, il 5,8% pensa che la Terra è piatta, italiani, e il 10% pensa che l'uomo non sia mai andato sulla Luna. No, quindi adesso non so chi di qua di voi non pensi queste cose qua, non voglio saperlo, immagino nessuno, ma insomma questo è il clima culturale in cui nascevano queste cose deliranti che abbiamo sentito. E questi sono i numeri. Ma l'epidemia è stata, ciascuno di questi numeri era una storia, era una persona, era una famiglia, era qualcuno che magari conoscevamo, sicuramente molti li conoscevamo. Allora l'epidemia è stata anche una grande occasione per raccontare queste storie, per condividere queste storie, ci sono dei bellissimi libri che raccontano queste storie. Ve ne cito un paio, una che pubblicata su una lettera pubblicata a proposito dei giornali francesi su Le Monde da parte dei medici di questo Hôpital Saint-Louis di Parigi, che dicono: vogliamo raccontare questa storia di una signora 75enne che arriva col Covid in condizioni piuttosto gravi, deve essere messa in terapia intensiva, sa che è molto grave, discute con i medici e lei dice: no, io sono grave, sono vecchia, non mettetemi in terapia intensiva, lasciatemi posto una persona più giovane. Lo fa, muore poco dopo, il posto viene occupato da una persona effettivamente più giovane che aveva una malattia ed è stata guarita, è uscita dalla terapia intensiva, i medici decidono di scrivere questa storia che comincia: Cher Madame Denise, la chiamano proprio per nome, voi non potrete leggere questa lettera, la scriviamo per rendervi omaggio perché l'incontro con voi, con lei, scusate il francese, dice il voi, è stato uno dei momenti fondanti del nostro lavorare, essere medici e lavorare all'interno di un ospedale. E mi ricordo del nostro incontro, del vostro sguardo, del vostro pudore, della vostra dignità quando vi abbiamo esaminati, visitata, e sotto l'occhio inquieto del medico dell'emergenza che diceva: qua non c'è niente da fare. E voi, dice lei, eravate tranquilla, non dimenticheremo mai la serenità e la dolcezza dei vostri grandi occhi. Questa è una delle infinite storie che chi lavorava dentro la sanità ha vissuto, e che chi, poi c'è tutta la lettera molto più lunga, racconta della discussione con i figli, eccetera, che vorrebbero insistere, ma la mamma dice: no, lasciatemi il posto ad un altro. Perché sono le storie che hanno segnato profondamente entrambi i lati di questo vivere, di vivere questa cosa. Un'altra non è una storia, è un micro aneddoto personale, voi sapete che Bergamo è stata l'epicentro del disastro, a un certo punto ci ricordiamo tutti i camion di notte che portavano via le bare, a notte fonda, siccome il direttore generale di Bergamo, un mio caro amico, gli scrivo un messaggio dicendo: ma
sono vicino, come va, cosa sta succedendo, la sua risposta è: ti ringrazio, una tragedia, Giorgio. Potete immaginare, dopo l'ho incontrato di persona molti mesi dopo e mi ha raccontato quello che si è vissuto in quel momento, cioè il dramma e l'impotenza messi insieme, il dover scegliere chi curare e chi non curare, ma tante volte il dover prendere i medici dentisti e metterli in terapia intensiva, cose di questo genere. Oppure un altro messaggio che ho preso dagli infiniti WhatsApp scambiati in quel periodo, quando chiedevo un primario di un amico che era stato ricoverato nel suo reparto, dice: purtroppo intubato, l'abbiamo accolto poco fa, sarà lunga, temo. Ore 23:42, il primario dentro l'ospedale che lavorava, che adesso si è telefonato a quest'ora, non c'è nessun primario, nessun ospedale d'Italia, e vi dà l'idea di che cosa è stato. E durante quel periodo, poi, a un certo punto, per una rivista, sono andato a intervistare Monsignor Ovidio Poletto, che sapete, vive nella casa di per sua scelta, anziché in una delle tante posti dove possono andare i vescovi dopo che hanno finito il loro mandato, ha scelto di vivere all'interno della casa di riposo e ci è rimasto dentro. Ricordate tutti che il personale si è chiuso dentro per non portare avanti dietro il virus. E gli ho chiesto, gli ho fatto una serie di cose, ma soprattutto come si è vissuti dentro. E lui dice: il messaggio ripetuto costantemente del necessario distanziamento sociale per evitare il contagio ci ha obbligati ad evitare il contatto fisico, ma indubbiamente ha accentuato anche le distanze affettive. Non c'è nulla che possa sostituire l'abbraccio e la carezza. Allora, la casa di riposo di San Vito è sempre stata caratterizzata per essere non aperta, di più. Si entra, si esce, entravano le scuole, le bande, si faceva la maratona dentro, la mostra degli uccelli, di tutto e di più. Provate a immaginare cosa è stato 2 anni chiusi lì, con le persone fuori che non potevano vedere quelle dentro, e le persone dentro abituate a vivere in questa maniera così legata al paese, così legata alla comunità, e non potersi abbracciare, non poter avere questi moti di affetto. Ha cambiato, dice, non poco il clima di famiglia aperta che sempre ha caratterizzato questa casa di riposo. Forse, diceva quella volta, la casa di riposo era ancora chiusa, bisognerà cercare qualcosa che aiuti a superare il rischio della rassegnazione che spegne la voglia di vivere. No? Un messaggio, chi conosce il signor Poletto sa quanto sia la sua straordinaria forza morale e il suo sguardo positivo verso il futuro. Allora questa paura della rassegnazione credo sia un messaggio di quelli che restano nel profondo.